Il vero vantaggio è quello che per tanti anni ci hanno detto che Piccolo era bello, poi ci hanno detto che invece bisognava aggregarsi. Ecco, la borsa è un modo per aggregare finanza attorno a aziende, attorno a eccellenza, in Sicilia ne abbiamo tante. Il vantaggio naturalmente è quello di capitalizzare le aziende, renderle più forti, poterle presentare ai mercati internazionali. Diciamo che è un'opportunità sia per le aziende stesse ma soprattutto per gli investitori, specialmente in un territorio come il nostro che ha eccellenze che non riescono ancora a decollare. La quotazione secondo noi porta tantissimi vantaggi agli imprenditori perché è un giusto equilibrio nel raggiungere quelle che sono le opportunità che un mercato dei capitali dà. C'è una crescita importante, dà visibilità, dà possibilità di un accesso a capitale, quindi sotto forma di equity, e dà opportunità ad imprenditori che sono stimolati e che vogliono crescere di raggiungere quelli che sono gli obiettivi in meno tempo rispetto a quello che magari solitamente avviene per una crescita organica. Qui si può accelerare il percorso in maniera importante e ci sono tantissime opportunità. Questo mercato ha dato opportunità a tantissime aziende in Italia di crescere negli ultimi 10 anni e lo stiamo vedendo, i risultati sono ottimi e quindi anche in Sicilia speriamo che sia lo stesso successo che si è avuto in altre parti d'Italia. Crediamo che anche in Sicilia ci siano degli imprenditori che possono valorizzati o possono valorizzare le proprie aziende con la procedura di quotazione. Questa iniziativa ha riscosso grande successo in giro per l'Italia e penso che anche in Sicilia possiamo riscuotere lo stesso successo. Ci sono delle aziende veramente particolari che hanno gli skill per poter accedere a questo mercato e anche degli imprenditori, quindi perché no investire in questa attività? Questo è l'obiettivo, la nostra speranza, e devo dirci che nonostante i tempi brutti che stiamo vivendo, vale dire la guerra, e siamo appena usciti dalla pandemia, il mercato dei capitali che anticipa o spera di anticipare tempi migliori potrebbe essere un altro stimolo per poter vedere il futuro in senso positivo.